Ben ritrovati sul Signore degli Anelli, la terza era per Game Boy Advance. Siamo nelle due torri, una delle missioni, non so se non delle missioni più belle, però uno dei momenti più belli del film, Avanti e Orlingas. Gli Uruk-hai battevano con furia incessante contro l'ultima porta del Trombatorrione. Nella sala grande il re Theoden aveva abbandonato ogni speranza. Sì, disse infine, verso la morte e la gloria. Il corno di Helm, Mandi Martello, suonerà un'ultima volta. Il re si voltò, estrasse la spada e spronò il suo destriero. Avanti, Eurlingas! Uccisione di un eroe, più due punti. Distruzione di una macchina d'assedio, più due punti. Bene. I tuoi uomini a difesa del fosso, uniti ai rinforzi appena giunti, hanno preso il nemico sul fianco. Utilizza le tue unità di cavalleria per abbattere gli avversari su entrambi i lati e spingerli verso il centro del campo di battaglia. Avanti Orlingas, seleziona tre compagni. Re Theoden merita di essere in questa battaglia così come Eomer. E come terzo membro magari Gimli. Vai. Vai. Ok, Gimli. Aragorn. Allora, come potete vedere qui ci sono poche unità. E sì. È un casino. E qui ci sono le unità degli Orlingas, ok? E possiamo mettere i vari capitani. Come potete vedere, qui ci sono uno, due capitani. Qui ce n'è uno. Aragorn in generale preferisco tenermelo dove ci sono i capitani. Però preferisco mettermelo qui perché è protetto. E secondariamente lui ha bisogno di utilizzare... Anche se normalmente Aragorn parte da qui... Preferisco utilizzarlo qui perché può utilizzare ovviamente i suoi fantasmi per sconfiggere i nemici e la musica, oh mio Dio quanto è bella. Il re, d'altro canto, è un po' deboluccio, parte da qui. Eomer deve assolutamente partire con i suoi compagni in prima linea. Qui ovviamente c'è Gandalf, però vabbè, e Gimli si mette qui per attaccare. La musica è stupenda. Ok, si parte. Dobbiamo inoltrarci nelle fila. È l'unico modo. Uccisione degli eroi. È il primo passo per vincere. Sconfiggere le macchine da guerra anche perché possono attaccare da lontano. Bene, infiltriamoci, tu Aragorn proteggiti. No, purtroppo come potete vedere i berserker sono ben protetti, non ci possiamo fare niente. Per cui il primo turno è un po' sprecato. Mi metto qui dove il terreno è aspro. Ok. Voi dovete proteggere il re e qui c'è l'eroe, però non possiamo purtroppo attaccarlo direttamente subito. Quindi il primo turno è di preparazione e tu devi attaccare magari visto che ci sei. E andare in protezione. Ti metti qui, stai lontano dalle macchine da guerra. E vediamo un po' cosa fanno i nemici. Vedete, attaccano con i berserker, vanno davanti, giustamente vogliono andare da Aragorn. Giustamente, e poi attaccano Aragorn. Attaccheranno sempre con gli eroi, cioè attaccheranno gli eroi con queste macchine qua. Per cui dovete sconfiggerle subito e i vostri eroi devono avere gli oggetti per curarsi, eh. Il bello di queste macchine da guerra e anche il brutto è che non possono attaccare in ogni caso da vicino. In nessun caso possono farlo. Qui c'è Gimli che è praticamente una super resistenza. E si parte col secondo turno. Ok, è Homer. Tu ce la fai? Innanzitutto utilizza
il panelfico, perché si è già messo male. Ok, 8. C'è un terreno per te, per la difesa, per difenderti. Vabbè, in ogni caso posso mettermi qua. E voi iniziate ad avanzare. Tu riesci ad arrivare alla macchina? Yes. Ok. Perfetto. L'obiettivo è sconfiggere queste macchine. Per cui, macchine, non sono delle vere e proprie macchine. Però... Ok, il berserker è stato sconfitto. Bene. Quindi tu puoi inoltrarti e avvicinarti. Ok. Vai. Perfetto. In questo turno ancora non utilizzerò abilità. Tu però puoi utilizzare delle foglie di re. Ok, lui è protetto. Qui è veramente facile arrivare al capo, che dà i punti comando. Ah, non ce l'ho fatta. Ok, però mi posso comunque avvicinare. Bene, secondo turno completato. 2-1-0. Vediamo come decidono di utilizzare la loro mossa extra. Decidono di attaccare Aragorn, ovviamente. Ok, 3 punti danno, fortunatamente. C'è un berserker che avanza perché vuole attaccare Aragorn. Giusto. Lui è costretto ad attaccare il cavaliere, ma... 14 punti danno, questo non me l'aspettavo. Credevo che da vicino non potessero attaccare, mi ricordavo male. Oh no, il berserker, no! Vabbè, in ogni caso, 1-3-3. Ok, Homer, punti comando, dove sono? Lasciatelo dire. Ce la fai tu? No. E allora attacca il berserker. Ok, Homer al momento è ben protetto. Aragorn, vai a usare flagello dei morti, sperando che colpisci le unità giuste. Bene. Ovviamente conviene colpire prima l'eroe delle macchine. Le chiamo macchine, ma non sono delle vere e proprie macchine. Ok. E se... Avanza tu. Ok, 8 punti danno. Wow. Avanza e mettiti qui. Qua invece che cosa abbiamo? Qua abbiamo che dovete assolutamente sconfiggere lui. Boink. Non c'è altra soluzione. Perfetto. Tu ce la fai a colpire lui? No. Ti devi spostare almeno di uno. Vai. Eh sì. 7 punti danno. Perché non ho usato maestro d'armi? Non lo so. 1-0-2. Ottimo. Ecco che attacca Gimli. Però lì ha... Mancato. Ok, mancato. Beh sì, effettivamente la precisione è bassa, eh. Ora vediamo che succede qui. Mancato. Che qui hanno 2 punti comando. In piedi. Cerca di resistere. E Gimli al prossimo turno lo devo curare. Boink. Ok, 3-1-2. Qui ho solo un punto comando, però come flagello dei morti, eh. Vediamo un po' che posso fare. Attacco. Sì, ho fatto bene a usarlo qui, perché altrimenti non ce l'avrei fatta a sconfiggere lui. Ok. Addio punti comando, almeno per questa sezione. Tu Gimli non puoi attaccare, quindi mi dispiace, farò attaccare lui.
E Gimli vai di... Voglia dire... L'elisir degli Ent serviva ad avere l'attacco? Un attimo. Qual è la differenza tra Elisir degli Ent e Ciocca di Re? Allora, Elisir degli Ent, attacco più 2. La Ciocca di Galadriel, che ce la può avere solo lui forse. Più 2 al movimento e potrò alzare l'unità nemica, ok. Uso la Ciocca di Galadriel allora. 2 più 2 al movimento e posso oltrepassare le unità nemiche, per cui posso andarmene di qua e attaccare lui. Perfetto, e proteggermi. Ottimo. Aragorn ha 0 punti comando. Per cui tocca a Eomer. Vabbè, visto che ci sono... Attacco... La macchina d'assalto. E continuo ad avanzare per attaccare l'eroe. Barra comandante. E... Se... Voi continuate ad avanzare. Boom. Ok. Può sembrare una missione complessa, in realtà non lo è. Ed è anche molto bella come missione. 2-0-1. Giustamente attacchi Aragorn. Però ormai direi che sto messo benissimo. E 6 punti danno. Ok, come potete vedere, a parte la prima sezione, tutte le altre sezioni hanno praticamente da 0 a 1 punto di comando. E sì, è fatto ormai. 2, 2, 3, io ho un sacco di punti di comando, li do tutti a Eomer perché abbiamo da sconfiggere lui. Che non so perché ho tolto così poco. Cioè, voi siete le unità d'assalto, togliete poco, com'è? Oh, sì. Grande. È fuggito. Ciò significa che al prossimo turno non potrà attaccare. E io potrò tranquillamente avanzare. Flagello dei morti, perché no? Qualche unità in meno non fa male. Giustamente loro, utilizzando i punti di comando per... a salire con l'arco, quest'arco qua, questa palestra, quello che è. Giustamente non riescono ad attaccare con i berserker, ad esempio. Ok, voi avete così tanti punti di comando che, boh, fate ciò che volete, non lo so. Gimli, tu ce la fai a sconfiggerlo? Non credo. Infatti. Però tu sicuro sì, ce la fai. E proteggi anche Gimli. 7 punti danno. Bene. 2-0-1. Disordine chissà dove. Spero nella zona dove hanno avuto 2. Yes! Assalto, chi ce l'ha avuto? Eomer? No, ce l'ha avuto Aragorn. Wow, allora approfittiamone. Vittoria del bene, tattica eccellente, ovviamente. Il male invece è tattica pessima, poverino. Vediamo un po' che cosa posso potenziare. Assolutamente nulla. Per cui riprendiamoci gli oggetti che abbiamo utilizzato. E Eomer finalmente è maestro d'armi al massimo. Tu hai usato la ciocca di Galadriel, quindi ricompratela. Io vi saluto qui perché nel prossimo episodio... No, iniziamo già con il ritorno del re. Sul serio? E della prima... No. Oh ragazzi, ciò significa che inizieremo con il ritorno del re. Cioè, attacco a Osgiliath.